Dal mese di marzo l'epidemia di Covid-19 è arrivata anche in Kenya, un paese dove si stimano attualmente solo 150 posti di terapia intensiva a fronte di una popolazione di 45 milioni di abitanti. World France lavora da circa 20 anni nelle baraccopoli a nord-est di Nairobi e qui la popolazione è fortemente a rischio. In una città come Nairobi, circondata da baraccopoli, è molto difficile mettere in atto quelle misure di prevenzione, protezione e distanziamento sociale che vengono adottate in paesi come l'Italia. Nelle baraccopoli, la densità abitativa è di circa 100.000 persone per chilometro quadro. Le persone vivono in baracche di lamiera, senza servizi igienici, senza acqua. E vivono con meno di $1 al giorno, l'acqua si paga e quindi per loro la priorità è procurarsi il cibo. In tutto ciò il governo ha chiuso le scuole dove i bambini ricevevano almeno un pasto al giorno e ha chiuso anche le attività commerciali, rendendo ancora più difficile procurarsi il cibo. World France sta potenziando nelle baraccopoli di Nairobi quegli interventi che in un momento di crisi come questo diventano ancora più necessari. Tra questi è il programma nutrizionale che è rivolto in particolare alle donne in gravidanza, alle famiglie con madri single e che in questo momento è stato ampliato coinvolgendo anche beneficiari di altri progetti di World France sul territorio. Con questo intervento viene distribuito cibo, vengono distribuiti supplementi nutrizionali, dispositivi di protezione personale come le mascherine e soprattutto viene fatta attività di educazione sanitaria e informazione, molto importante in un momento come questo in cui il Covid-19 sta diventando un vero e proprio stigma e le persone hanno paura a farsi visitare in caso di febbre o sintomi legati a malattie respiratorie, che tra l'altro sono molto diffuse in baraccopoli. Le persone hanno paura a recarsi in ospedale per il timore di venire rinchiusi nei centri di isolamento. Presso il nostro ospedale a Nairobi, il Neema Hospital, abbiamo immediatamente attivato tutte le procedure di prevenzione e di sicurezza necessarie per la salute dei pazienti, ma anche del nostro staff. Abbiamo attivato uno screening all'ingresso dell'ospedale con misurazione della temperatura, lavaggio delle mani, distribuzione di mascherine e un servizio informativo. Il nostro staff è costantemente aggiornato e formato e un reparto dell'ospedale è stato riconvertito in reparto di isolamento. Anche in Italia, in particolare a Torino, dove lavoriamo da diversi anni con le persone senza fissa dimora, insieme ad altre realtà del territorio, ci siamo attivati per l'emergenza coronavirus con un approccio analogo a quello adottato negli slum di Nairobi, puntando soprattutto all'informazione e alla prevenzione. Vengono distribuiti cibo, kit igienici, farmaci, vestiario e soprattutto viene fatta attività di informazione, educazione sanitaria per aumentare la consapevolezza in quelle fasce di popolazione, come appunto i senza fissa dimora, che proprio per le loro condizioni di vita, risultano più a rischio rispetto al virus. Il diritto alla salute delle persone che vivono in condizioni di disagio è da sempre una nostra priorità e proteggere queste persone dal virus significa proteggere tutta la comunità. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.world-centralefriends.it o la nostra pagina Facebook World Friends per avere maggiori informazioni e conoscere meglio le nostre attività sia in Italia che in Kenya. Grazie.